e tumori. Ci spieghi qual è il nesso? Il concetto di One Health, che appunto viene sempre più a galla negli ultimi anni, si affaccia a noi proprio perché abbiamo capito che molte patologie nascono dal fatto che l'uomo vive o in modo poco sano o in ambienti poco sani. E per cui prestare attenzione alla salute globale significa prestare attenzione in maniera diretta o indiretta alla salute della persona. Facciamo un esempio concreto, pensando soprattutto alla vita quotidiana delle persone che magari vedranno questo video. In che modo possono porre attenzione all'approccio One Health per fare una prevenzione dei tumori? Allora, certamente l'ambito oncologico si presta molto a questo contesto, perché in realtà a tutt'oggi, nonostante l'innovazione, nonostante l'attività clinica che noi offriamo ai nostri pazienti, ricordiamoci che insomma, la ricerca nel campo dei tumori ha fatto grandissimi progressi, non solo la ricerca teorica, ma anche proprio l'applicazione pratica, quindi i nostri pazienti riescono ad essere curati molto di più rispetto a, già, basta solo dire, anche 10 anni fa. Faccio l'esempio del tumore alla mammella, in cui l'87% delle donne che hanno tumore al seno guarisce. Quindi questo è dovuto senz'altro alle cure. Però al di là di questo, la verità è che per la maggior parte dei tumori noi non conosciamo le cause dirette. A volte le mie pazienti mi chiedono: dottoressa, ma perché io ho avuto il tumore nel seno destro? Perché ho avuto questo tipo di tumore? Io ho quella domanda lì, ma nel 95% dei casi, tranne appunto la rara eccezione di tumori retrofamiliari, in questo caso specifico, io non so il perché. Quello che noi sappiamo però, e questo sì che lo sappiamo, che ci sono tanti fattori di rischio che aumentano il rischio di una certa malattia, ok? In maniera diretta o in maniera indiretta. In questo caso, per esempio, vi faccio l'esempio, che so, il mesotelioma riconosce l'amianto, no? E questo, diciamo, è già abbastanza un tumore raro che ha una causa un pochino più riconosciuta, però il fumo di sigaretta, per parlare di uno stile di vita molto diffuso, no? In un libro dell'Ottocento di cui vedevo una pagina, un libro di patologia medica, c'era scritto: il tumore del polmone è un tumore raro. Pensate che adesso è il tumore più frequente, no? Quindi ed è diventato così frequente grazie, o meglio, purtroppo, per il fumo di sigaretta. Quindi quando noi parliamo di One Health, parliamo del fatto che dovremmo riuscire ad arrivare ai giovani, perché poi normalmente non si comincia a fumare a 40 anni, ma si comincia a fumare a 13 anni, 15 anni, e far comprendere a quel giovane lì che quell'abitudine, che poi diventa anche una dipendenza, no? Col tempo potrebbe procurare dei danni nel corpo, per esempio a livello cardiovascolare, e poi, per rimanere nel mio ambito dell'oncologia, a livello proprio del tumore del polmone, del tumore della vescica, anche degli altri tumori. Okay? È molto difficile impattare su questi aspetti perché fanno riferimento a come dire, un tempo di vita molto lungo, non è una causa-effetto diretto e questo, diciamo, è anche molto difficile da ottenere. Quindi quando parliamo di One Health in ambito dei tumori, veramente partiamo da molto molto lontano, per esempio il tema dell'alcol, il fumo di sigaretta come ho già citato, virus, alcuni virus sono cancerogeni, quindi magari per esempio vaccinarsi per il papillomavirus fa prevenire alcuni tumori, il tumore della cervicouterina, del canale anale, il tumore del cavo orale, che sono legati all'influenza all'infezione da papillomavirus. E così su tanti ambiti. Quindi quando parliamo di One Health, in realtà non facciamo un discorso che comincia con la teoria, ma poi finisce con la pratica. Un piccolo accenno all'obesità, cioè il tema del controllo del peso, che nella nostra società è importantissimo, è un tema di salute globale. E a questo voglio aggiungere, questo non può ricadere solo sulla singola persona, ma è proprio il sistema paese che deve farsene carico in qualche modo. Per questo noi ne parliamo nel contesto appunto della Fondazione One Health, nel contesto di un'attività in cui ci sono anche politici, giornalisti, testimonial, sicuramente ci siamo anche un po' di medici, esperti del mare, esperti appunto del mondo animale, proprio perché queste cose possono avvenire solo se c'è una concordanza di, appunto, di condizioni che aiutano poi la persona a vivere in modo sano.